bisogno del paziente oncologico è soprattutto una corsia preferenziale nel suo trattamento. Innanzitutto dallo screening, dalla presa a coscienza della malattia, dalle terapie ai follow-up, al trattamento, fino poi a tutti i controlli post malattia. Oggi stiamo parlando di vaccini. Abbiamo visto che durante il periodo della vaccinazione abbiamo avuto grandi difficoltà col paziente oncologico, perché il paziente oncologico doveva avere una corsia preferenziale nella vaccinazione. Invece si è visto che questo in alcune regioni è successo, in altre regioni no. In alcune regioni il paziente oncologico è stato vaccinato nel periodo in cui sono stati vaccinati i sessantenni. Questo vuol dire che non ha avuto una corsia preferenziale. C'è ancora un grande vulnus nella nostra nazione che va sicuramente colmato.